Bentornati, è il momento dell'ospite. Oggi diamo il benvenuto a Sonia Dorini, che è un'allenatrice di nuoto del Cusudine, ma insomma sono 35 anni di carriera a seguire i giovanissimi no? che, eh, talenti della, della piscina. E prima, benvenuta, Sonia, intanto. E prima di tutto, ti faccio vedere una, un articolo del messaggero di oggi, vediamo se riconosci questo ragazzo. Eh, direi di sì. Ecco chi è è un po' ex, no? Sì. Ma, è Matteo Restivo, credo che molti anche. Certo, non al mio mondo lo conosco. Esatto, è un primatista italiano dei 200 dorso. Appunto ieri ha tenuto una conferenza, insomma ha raccontato la sua esperienza, quindi ecco l'articolo del Messaggero era, era un, una marcord no, per, sì. per te. Ehm, noi ti abbiamo invitata oggi perché la, hai una proposta un po' diversa per, di approccio al, al nuoto per, per i bambini. Più che altro, insomma, per coinvolgere anche eh, le famiglie, per strutturare. Anche anche la preparazione poi per quello che può essere un'attività agonistica, è corretto? Sì, beh in realtà non invento niente di nuovo, mm. Vabbè. ho dato un nome diverso a quello che faccio da 35 anni e per poter far fronte a una difficoltà mm. alla quale noi in questo momento eh, siamo, siamo dovuti ad andare incontro, mm. insomma. No? Io sono ex agonista, nuotatrice agonista, sono un'insegnante di scienze motorie da 30 anni eh, sono cresciuta sportivamente, mi sono formata professionalmente all'interno di quella che è stata per decenni la più grossa eh, società di nuoto udinese e mi sono sempre occupata di settore preagonistico, quello che all'interno della Federazione Italiana Nuoto si chiama Propaganda e che è nient'altro che la fase di avviamento dei bambini piccoli al, um, all'attività agonistica vera e propria, cioè al mondo. Eh, del nuoto di alto livello diciamo. No? Mm. C'è Ci cioè, questa fase di preparazione specifica che avviene gradatamente e che porta i bambini ad affrontare il mondo delle competizioni. Mm. Sono bambini diversi dai bambini che frequentano, eh, cioè sono bambini delle scuole nuoto sostanzialmente, sì. però sono bambini che dimostrano un'acquaticità particolare, mm. cioè una disinvoltura in acqua particolare. Questi bambini, prima all'interno della società dove io ho operato, di cui ho portato i colori con orgoglio per 40 anni, Venivano prelevati dalla scuola nuoto, venivano selezionati dalla mm. scuola nuoto da me e venivano a formare, andavano a formare questo gruppo propaganda. Io in un anno gli insegnavo a nuotare i quattro stili e poi eh, in un anno successivo eh, venivano proprio avviati all'attività ehm, al mondo delle competizioni, ovviamente relativo alla sì, loro certo, età, certo. ecco, e, e poi diventavano volendo mm. esordienti B, cioè facevano il primo passo all'interno dei gruppi federali. Mm. Adesso noi, ehm, in seguito a delle vicende che sono avvenute, mm. eh, non facciamo più parte di questa vecchia società. Sto mm. parlando di noi perché stiamo parlando di tre tecnici, sì. allenatori di nuoto entrambi, Massimiliano Tibaldo che allena eh, le squadre assolute, mm. che allenava all'interno di questa ex società nostra e ehm, che allena adesso le squadre assolute del Cusudine, mm. Lorenzo Lodolo che si occupa della preparazione degli esordienti e io che sono quella che si è sempre occupata del vivaio okay. praticamente. No? Ecco. Ci siamo dovuti trasferire mm. e siamo e diventati... Un po' reinventati. Ci siamo reinventati e siamo entrati a far parte della grossa famiglia del Cussudine. Mm. Eh, creando una, una nuova sezione, la sezione mm. proprio nuoto, coadiuvati ah. da un gruppo di genitori. Qua vediamo no, una locandina, appunto, c'è scritto eh, Nuovi Talenti in Acqua. No? Intanto eh, volevo chiedere per le famiglie, per i genitori anche che ci guardano. Come eh, si capisce se il proprio figlio può avere delle potenzialità in acqua? Certamente dal punto di vista tecnico bisogna rivolgersi a voi allenatori. Eh, dal punto di vista proprio di, di sensibilità per non magari non perciopporli? Non credo che sia estremamente difficile. Questo progetto è dedicato a bambini, c'è scritto, che dimostrano particolare disinvoltura in acqua. Cosa significa? Già la fascia d'età è particolare, dai 5 ai 7 anni, tutti potrebbero dire che piccoli. In realtà è così come in tanti altri sport, l'avviamento ormai si è spostato Anticipato. in questa fascia d'età. Non è che noi li strozziamo e li facciamo fare 200 vasche d'allenamento. Sono bambini che nell'acqua si muovono con disinvoltura. Mm. Eh, non hanno timore, si tuffano con facilità, vanno sott'acqua con facilità, si spostano rapidamente da un punto all'altro mm. anche in acqua alta e questi poi sostanzialmente sono i prerequisiti di cui noi abbiamo bisogno e sui quali facciamo leva per poi poter eh, prepararli ulteriormente. Ecco, poi puntate diciamo, a perfezionare eh, gli stili. Ovviamente, è tutto lì. Esatto. Io prometto con questo progetto di insegnare a questi bambini a nuotare i quattro stili in un anno, che è quello che ho fatto per 35 anni, in una forma diversa, sostanzialmente perché l'impronta era diversa. Ma... Io faccio sempre questo, mm. solo che dovo, dovendoci spostare il Cusudine non ha una scuola nuoto sua mm. ancora per mancanza di spazi acqua, soprattutto in questo mm. momento, e per mancanza di storia. Ma i 120 ragazzi che noi seguiamo e che ci hanno seguito nel trapasso al Cussudine sono l'anima di questa storia mm. e sostanzialmente dimostrano la preparazione che noi eh, gli abbiamo fornito e le nostre competenze eh, nel campo. Di conseguenza. Con loro, mm. con questi 120 ragazzi, noi stiamo portando avanti la preparazione, mm. l'agonismo. Non è che noi vogliamo avere, creare una nuova fucina di nuotatori, noi vogliamo offrire, io in questo caso mm. voglio offrire un servizio alle famiglie che abbiano in casa un bimbo dai 5 ai 7 anni che dimostri le caratteristiche di cui ho accennato prima. E, e che vogliano in qualche modo ehm, approcciare questo bambino a un nuoto eh, diciamo ehm, più, più completo, eh, direi, più, com più, completo appunto... più approfondito, ecco. più approfondito dove, dove si nuota stilisticamente in maniera corretta, mm. ineccepibile diciamo, perché questi sono i presupposti per poi poter affrontare certo. il nuoto agonistico di livello e eh, non necessariamente solo bambini Molto talentuosi possono entrare nel mio gruppo, ma semplicemente bambini. Che desiderano certo, fare questa quello, cosa certo, no? perché non è solo con il talento. Io ho trovato un Matteo Restivo, mm -hmm. una Rachele Qualla, una Sofia Jurasek e, e altri ragazzi ovviamente che, certo. hanno, eh, che poi hanno poi scalato sono, nominato. Insomma, diciamo sì, un po alcuni le, dei ragazzi le che, cime della sì, sì, che nel tempo io eh, ai hai quali seguito. ho insegnato a nuotare, che poi ovviamente hanno avuto i loro allenatori successivamente. E sicuramente io credo che. Eh, tra tutti i bambini che eh, frequentano le piscine eh, di Udine, ma anche che si sono avvicinati al nuoto in maniera autonoma, in, mm. al mare, con sì, i genitori, sì. eccetera, si nasconda un altro Matteo Restivo certo. e io sono alla ricerca di questo. Ecco, quindi insomma è l'appello anche a tutte le famiglie, non necessariamente però appunto per trovare il campione, perché dopo magari entrano in, in gioco altri fattori, altre no? impressioni. Ecco. Cioè, eh, questo a... progetto purtroppo noi lo dobbiamo fare, non purtroppo, siamo appoggiati, ci siamo appoggiati ad un'altra realtà che è la Polisportiva Lizzi, che è la società eh, che gestisce adesso la piscina Tomadini, all'interno del quale è uno spazio dedicato proprio a questo progetto. Ecco, volevo capire, tu prima hai citato gli spazi acqua e quindi la difficoltà un po' del, proprio della città magari a, Beh, a trovare Vabbè, le piscine. Voi avete avuto le vostre difficoltà, però sì. eh, appunto ci sono, eh, come sono, com è la situazione degli impianti eh, nella zona di... Gli di impianti ci sono, gli impianti sono aumentati nel, negli ultimi anni. Ma anche gli utenti. Sono aumentati gli utenti, come dappertutto la gente si è avvicinata di più agli mm. sport aerobici soprattutto, no? vediamo la gente correre per la strada, sì. i, i, i parchi sono pieni, la gente nuota, anche mm. tanta gente fa triathlon, ecco. sì. e i bambini si avvicinano al nuoto perché i genitori li portano ovviamente certo. nelle piscine. Tante piscine, ma sembra che lo spazio non sia mai sufficiente. L'agonistica ha bisogno di spazio perché i ragazzi, pur stando in una corsia in 6, 7 a fare allenamento, hanno bisogno di parecchio tempo per potersi allenare, no? Quindi sono due ore ogni giorno, quando si, se si potesse si farebbe anche il secondo allenamento la mattina presto. In questo momento non è tanto la mancanza d'acqua, è il costo dell'acqua. Sì. Che, voi praticamente che, impedisce, corsie, no? che impedisce di poter utilizzare eh, quanti alla sì, quantità maggiori di acqua eh, mm. perché l'acqua costa moltissimo noi adesso paghiamo l'affitto delle corsie certo. dove facciamo nuotare i nostri ragazzi questi 120 mm. ragazzi che ci hanno seguito nel passaggio al Cusudine e li facciamo nuotare ma sono stretti perché? perché queste corsie costano ovviamente e e insomma, e quindi un grava poi su Per, per il vivaio ci siamo appoggiati a questa società che gentilmente ci offre mm. eh, questo spazio, per poter portare avanti questo progetto e continuare mm. eh, la nostra. La, la nostra attività. avventura. Scusa, hai detto due ore al giorno, naturalmente per gli atleti più grandi? Certo, perché insomma per i bambini a cui ti, rivolgi, ti rivolgevi prima? No, no questi no, bambini nuoterebbero, nuoterebbero due ore alla settimana, sì. eh, okay. un'ora un una giornata, un'ora e un'altra giornata. E sono comunque più che sufficienti sì, certo, per, per riuscire impostare... ad ottenere i risultati di cui ho parlato prima. Assolutamente. Va bene, io ringrazio Sonia Dorini per essere stata con noi. Grazie a voi. E vi ricordo appunto questo, eh, questa proposta di eh, Talenti in Acqua: insomma, di Scoprire la ricerca del talento nell'acqua. Ecco, c'è un, un riferimento. Eh... Sì, è all'interno della Polisportiva Rizzi, Piscina okay. Tomadini. E chiedendo alla segreteria si se ottengono le informazioni necessarie. Perfetto, quindi ci sono tutti i riferimenti. Benissimo, sì. grazie. Grazie a voi. Noi ci prendiamo una piccola pausa e ritorniamo fra poco.